sciatta e svogliata, con i denti insolitamente bianchi, per la sigaretta costantemente arpionata fra le dita. Aveva la media del buono, che non era certo il massimo per una della sua età. Però del resto anche Einstein e Manzoni non andavano bene a scuola. Si sa, si sa. Il suo nome era inciso su tutti i muri e le panchine del paese, mentre il mio lo conoscevano a malapena i quaderni comprati alla pigna da mia madre. Ora, so che voi non ci crederete mai, ma io e lei, contro ogni aspettativa, diventammo in una certa qual misura amici. L'aria non era benestante, il padre era impiegato e la madre casalinga. Non di meno riuscivano a permettersi Sky. Così spesso decantava le lodi della Fox, di Disney Channel e dei documentari sugli alieni nazisti. E aveva negli occhi la scintilla di chi ha compreso il mondo come fosse il suo giardino. Lo sguardo dell'ascesi borghese, abbacinato e miserevole. E volevo rubarle gli occhi, o quantomeno trasformare i miei. E vada sai che chiesi e ottenni da Santa Lucia l'abbonamento a Sky e trascorsi le vacanze di Natale a fare zapping. A gennaio la informai della mia nuova conquista. D'un tratto lei raggelò, mi prese da parte e sussurrò. Però in realtà io Sky non ce l'ho. Io risposi soltanto. Ilaria frequenta la facoltà di lettere ed è fuori corso, sogna di fare la scrittrice, che non è proprio il massimo per una della sua età, ma le va bene così perché anche Virginia Woolf, Sylvia Plath e Sarah Kane erano scrittrici e poi si sa. Vive in un monolocale di Pavia senza computer e televisione, ha smesso di fumare da tempo, ma i suoi denti sono comunque gialli. Ilaria, una come te, posso pensare. Allora spengo la testa e accendo la TV e giuro su Dio che alla fine finisco sempre a guardare documentari sugli alieni nazisti.